L'attesa è finita. È stata finalmente restaurata l'antica balaustra in pietra arenaria che limita l'affaccio del primo piano di Palazzo Cangia Fossombrone, quella che dà sul cortile delle Grazie e che ora trova una seconda giovinezza grazie al lavoro degli scalpellini di Sant'Ippolito. Un intervento necessario che rende più bella e più sicura l'intera location, dove si trova niente meno che la Casa Museo e Quadreria Cesarini, meta ogni anno di tantissimi visitatori. La balaustra versava in condizioni assai precarie. Era addirittura a rischio crollo, per cui ecco, due campate sono state interamente smontate e consolidate e successivamente rimontate. Il recupero è importante perché oltre ad averci restituito un manufatto estremamente importante anche dal punto di vista artistico, però è importante la balaustra perché tramite la simbologia araldica, tramite le iscrizioni che su di essa sono riportate, ci restituiscono la storia del palazzo e dei suoi antichi abitanti. È un ulteriore tassello per la riqualificazione e l'ammodernamento della quadreria Cesarini, questa casa museo che è il fiore all'occhiello della città di Fossombrone. Sappiamo benissimo che ancora ci sono molti lavori da fare, soprattutto nel piano superiore, per renderlo perfettamente agibile e visitabile, ma già oggi con questo restauro si completa il primo piano, diciamo il piano nobile, dove sono conservate le opere di Anselmo Bucci e non solo, e dove ovviamente viveva il notaio Cesarini. Devo dire che l'amministrazione comunale in questi 5 anni ha lavorato molto mettendo come primo obiettivo proprio la riqualificazione e la valorizzazione della quadreria Cesarini, questa casa museo straordinaria, una delle eccellenze marchigiane, che invito tutti i marchigiani a visitare, approfittando anche del fatto che oggi con la zona gialla è possibile uscire, insomma, anche dai confini comunali e provinciali e visitare questa eccellenza assoluta dell'arte marchigiana. Quanto è importante questo recupero per la città di Fossombrone? Beh, molto importante come tutti i recuperi fatti in questi anni. Questo museo, la Quadreria Cesarini, per noi è un gioiello inestimabile, devo dire, piace moltissimo, molto visitato, quindi noi abbiamo cercato in questi anni di metterlo al meglio possibile. La balaustra fa parte del palazzo dalla sua nascita, quindi è qui dal 1580 e aveva bisogno di un restauro importante, quindi per questo ringrazio assolutamente la Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro che in toto si è presa carico del restauro, quindi è stato un restauro anche abbastanza impegnativo e oggi la possiamo vedere nel suo splendore e devo dire anche che è stata restaurata tramite l'Art Bonus, quindi questo sistema del Ministero dei Beni Culturali che abbiamo messo in piedi anche nel comune di Fossombrone e quindi insomma tante cose positive in un periodo, devo dire, triste per tanti motivi che conosciamo bene tutti, però è stato un anno nel quale comunque l'amministrazione comunale ha continuato ad investire in restauri e in lavori perché crediamo fermamente che sia una cosa molto importante anche per il bene economico della città. I tempi sono estremamente difficili, come sappiamo. La fondazione ha dovuto fare interventi nell'ultimo anno per comprensibili ragioni anche nel settore sanitario, che normalmente non sarebbe un suo settore di competenza. Però ci sono anche gli ambiti sociali e culturali, arte e cultura, come diciamo noi, che vanno assolutamente preservati. Quindi qui si è ritenuto che fosse assolutamente indispensabile. Il presidente Marco Martelli ha portato in consiglio questo intervento, il consiglio a unanimità lo ha immediatamente deliberato.